Siamo nel bellissimo chiostro del Museo Diocesano di Chioggia, assieme a Don Giuliano Marangon, che del museo è direttore, così come della Pinacoteca della Santissima Trinità. Chioggia Azzurra, lo ringrazio di averci aperto le porte di questo scrigno così perfetto e oserei dire anche misconosciuto agli stessi cittadini di Chioggia, oltre che ai turisti, insomma, almeno per ora, poi parleremo di un progetto che riguarda il museo. È così, insomma, non sbaglio. No, no, lei ha ragione. Benché il museo sia stato aperto 20 anni fa, però gli abitanti di Chioggia non è che siano molto inclini a visitarlo. D'altra parte capita un po' dappertutto che i beni che abbiamo a casa nostra pensiamo che già tanto abbiamo tempo per vederli, andiamo a vedere in altre città, ecco. Eppure qui dentro non è custodita solo la storia della diocesi che è arrivata a Chioggia da Maremmotto nell'XI secolo, ma anche la storia stessa civile della città. Qui dentro sono passati santi, sono passati dei papi anche attraverso i loro doni, sono passati secoli di storia, a cominciare chiaramente dai santi, Felice e Fortunato che da poco abbiamo celebrato. Qual è il pezzo più antico che si trova in questo museo? Ma se vogliamo dire le cose più antiche sono le anfore di epoca romana, però diciamo siamo fuori dalla sacralità che invece è un appannaggio principale che c'ha dentro il museo stesso. E diciamo che tra le cose più antiche sono le quadrangole, le medaglie dei pellegrini che passavano venendo dal nord-est e andavano a Roma, alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo. Ecco, noi custodiamo attualmente una dozzina di queste quadrangole, di queste Che medaglie, sono di epoca medievale. sono di epoca medievale, 1100-1200, ecco, ancora non c'erano i grandi pellegrinaggi che cominciano col 1300, ma c'erano tuttavia i pellegrini che in forma, anche se non in anni precisi, in forma costante nel Medioevo, viaggiavano e andavano alle tombe, soprattutto degli apostoli Pietro e Paolo, ecco, e poi naturalmente altre cose. Si va dal 1300, o se vogliamo dire con queste quadrangole, dal 1100 e 1200 fino al 1700, Sì. mentre nella Pinacoteca abbiamo materiale che è del 1500, 1600, 1700, anche là. Cioè c'è una ricca collezione di paramenti sacri, ci sono Sì? calici, ci sono dei carte gloria, abbiamo visto insomma tante cose che ripeto, i cittadini di Chioggia farebbero bene a vedere ancora prima che gli ospiti. Il museo è aperto non sempre, dobbiamo dire, alcuni giorni della settimana con orari anche molto contingentati. Sì, diciamo che in tutti i giorni della settimana è possibile con prenotazione visitare il museo, mentre l'apertura normale e quindi costante è il giovedì mattina dalle 9 alle 12 e poi il venerdì, sabato e domenica, adesso proprio da questi giorni, si comincia con l'apertura serale dalle 8 e mezzo di sera fino alle 10 e mezzo o 10 e tre quarti circa, sempre della sera. Eccoci, questi sono gli orari che facilitano ovviamente soprattutto a quelli che sono i turisti che soggiornano a Chioggia dopo cena di fare il giretto e di visitare il museo. Tra l'altro ci saranno anche alcune iniziative proprio in questo chiostro, da qui non si vede forse, però dietro vicino al campanile c'è anche in vista un caminetto quattrocentesco e ci saranno due concerti di musica jazz e di musica barocca a metà luglio e poi abbiamo saputo di un importante accordo, ma magari ne parleranno loro, con l'Associazione Albergatori e Lidi di Chioggia per promuovere i contenuti di questo museo e le sue pubblicazioni anche a un pubblico di turisti che risiedono negli alberghi della città. Quindi magari un passo avanti verso la conoscibilità più estesa. Certo, senza dubbio, penso che sia un passo avanti, anche perché con un biglietto unico è possibile visitare anche quattro strutture, ecco, oltre al museo e alla Pinacoteca, anche la chiesa di Santa Caterina, E il il campanile museo appunto dell'orologio dell'Antuono nel Mignolo. campanile di Sant'Andrea, ecco, questa è una possibilità senza dubbio. Oltre alle due manifestazioni alle quali Sì. accennava, a settembre ci sarà anche uno spettacolo teatrale, un'Elettra in edizione diciamo più moderna, che verrà proposta dal liceo Dagli studenti del Liceo Veronese, Classico Veronese, poi sono sì, stato a a essere settembre, insegnante. sì, probabilmente nella seconda parte del mese di Mi permetta settembre. di dire che questo spazio andrebbe sfruttato anche di più per la sua unicità e bellezza. Ogni volta che ci arrivo è molto emozionante. Le chiedo questo, poi le lascio ovviamente i suoi affari. Chioggia si sta candidando a diventare aspirante capitale italiana della cultura per il 2024.
una operazione così importante non può prescindere dal suo patrimonio artistico, storico, culturale, qui contenuto e anche nelle altre strutture. Cosa si sente di dire in proposito della candidatura e cosa può fare il Museo Diocesano e il patrimonio religioso e storico che le viene affidato per questa ipotesi? Ma io penso che l'essere a disposizione di aprire le porte anche a queste manifestazioni può dare più notorietà alla città e anche farla conoscere nella sua antichità e nelle sue numerose, molteplici bellezze che ha. Bellezze artistiche oltre che paesaggistiche, perché in diverse ore del giorno la città visitata nei suoi ponti eccetera assume delle sfumature sempre nuove, però contiene nelle sue chiese prevalentemente e nei musei che ha, ecco, compresi quelli che sono il Museo Civico, il Museo dell'Università, Olivi, sì, ecco, è veramente una città che è splendida e può senza dubbio candidarsi a le carte, secondo me, per potersi candidare come città della cultura, senza dubbio. Ricordiamo anche che all'interno della struttura diocesana deputata alla cultura presenta anche un archivio importante in Piazzale Perotoli, una biblioteca, c'è cioè una cappella anche di recente costruzione, lì vengono conservati documenti e libri e registri anche che raccontano la storia anche genealogica della città. E è molto emozionante avere a che fare con le carte dei propri avi quando sono nati eccetera, però di questo magari ci occuperemo col dottor Pivo in una visita prossima. Intanto ringrazio ancora don Giuliano Marangon per la sua disponibilità, torneremo a trovarlo in occasione degli eventi che ha ricordato prima e ricordiamo anche, ne parleremo con Giuliano Boscolo e con Elena Boscolo, l'accordo con il Consorzio Lidi di Chioggia e con l'Associazione Albergatori per fare in modo che i turisti in arrivo in città vengano a conoscere queste meraviglie. Grazie ancora. A lei.